Ma no, in realtà non è proprio questa settimana, ma è già da un paio, se non 3 settimane, che abbiamo qualche acciacco di troppo e l'ultima settimana è questa, molti di più delle settimane precedenti, quindi stiamo convivendo un po' con una situazione un po' sfortunata, ma che non deve essere poi di conseguenza figlia poi anche dei risultati, quindi possiamo metterci in mezzo un po' di alibi, ma non deve esserlo perché comunque... i giocatori ci sono, la stiamo vivendo, la stiamo cercando di vivere nel miglior modo possibile, per quel che si può vivere nel miglior modo possibile, perché comunque abbiamo fatto un'ottima partenza, poi dopo ci siamo forse un po' seduti sulle nostre vittorie, un po' figli della nostra magari presunzione in determinate partite che potevamo vincere, che poi in realtà non abbiamo vinto. Le difficoltà. Ma sì, conoscevo bene, però il confronto l'anno scorso è totalmente un'altra squadra, molto diversa, più corta, ma sono comunque rimasti un'ottima squadra, giocano molto duro, hanno grandissime individualità, di cui conosciamo comunque lo stesso molto bene, tanto che navigano nel parquet della Lega 2. Ci aspetta una partita tosta, tosta, e dobbiamo cercare di fare la nostra migliore partita, indipendentemente da chi ci sarà o chi non ci sarà, per tornare a vincere, quindi ne approfitto magari anche per fare un appello ai tifosi di casa per sostenerci ancora di più in questo momento molto delicato per noi, ecco, per svariati motivi che tutti ben sanno, che non sto a ripetere. Sì, diciamo che non abbiamo un gran risultato all'attivo con Torino, se mettiamo dentro l'anno scorso ripeto, come ho detto prima, è un altro tipo di squadra e noi siamo un altro tipo di squadra. È vero che ogni anno va per sé, però comunque rimane sempre la squadra, no? E quindi c'è sicuramente quella voglia di rivalsa, magari rispetto a un'altra partita, ma la voglia di vincere, soprattutto in questo momento, indipendentemente da chi arriva, deve essere la stessa e noi andremo in campo domenica per portare a casa la vittoria al 100%. Sì, nel senso che appunto i segnali principali sono quelli che arrivano dall'infermeria, che sembra ci siano realmente delle situazioni di miglioramento, quindi di ragazzi che stanno piano piano risolvendo le loro problematiche fisiche legate appunto agli infortuni, e siamo, ripeto, moderatamente fiduciosi, ma si avverte, no, un cambio di umore, perché quando un conto che la squadra si allena in 4, un conto che la squadra si allena in 8, un conto che la squadra si allena al completo in 12, 14, eccetera, eccetera. Dunque, progressivamente arriviamo a un numero anche di normalità per fare gli allenamenti, è chiaro che questo determina un umore già di partenza differente e questo rende anche tutto l'ambiente molto più fiducioso rispetto al fatto che si comincia a intravedere una luce, no? Rispetto a questa sequela di infortuni che ci aveva attanagliato nelle ultime settimane. E dunque da questo punto di vista, ecco, registriamo un'energia, no, come l'ho definita prima, un'energia positiva che piano piano sta, avverto che sta rientrando, sta tornando. Allora, secondo me è una squadra che paradossalmente ha più, non dico esperienza, ma ha dei giocatori che avendo già giocato al piano superiore è una squadra che da questo punto di vista è, secondo me, forse anche meglio dell'anno scorso. E mi riferisco per esempio all'aggiunta che hanno messo quest'anno in roster di De Vico, un giocatore che chiaramente ha tanti anni recenti passati in A1, quindi quando tu arrivi a quel livello lì poi dopo e ritorni giù ti porti un certo tipo di mentalità, un certo tipo di capacità di leggere le partite, un certo tipo di qualità a tutto tondo. Secondo me è un dato, la stessa cosa vale per Landi. Landi ha giocato a Pistoia, anche se un campionato quella stagione fu complicata per Pistoia, ma comunque chi ha fatto la 1 sa che la 1 è uno step di miglioramento pazzesco. E poi la struttura di squadra che loro hanno, perché comunque hanno una struttura di squadra grossa, con noi al completo, credo, direi come noi, e dunque sappiamo cosa significa, no? Avere la forza della struttura fisica quando va in mezzo al campo. Dunque, è una squadra sicuramente con altri giocatori molto navigati, che l'anno scorso sono andati a un passo dall'essere promossi in A1. E poi c'è questo entusiasmo che arriva, arriva
arriva dall'allenatore, no? Che comunque è un allenatore che ha vissuto anni importanti da assistentato a Sassari e quest'anno è alla sua prima vera esperienza da capallenatore in A2 e quindi io mi rivedo un po' quando agli inizi avevo le prime opportunità. È chiaro che c'è un entusiasmo che poi viene, come dire, trasferito completamente ai suoi giocatori, perché questa verve che uno ha nel sentirsi ovviamente questa opportunità addosso e quindi nel voler dimostrare le proprie qualità. Quindi questo mix tra giocatori, staff, allenatori, secondo me è molto importante. E poi non dimentichiamo che forse precedentemente tutto questo c'è tutto quello che riguarda evidentemente anche l'assetto societario, laddove è chiaro che dopo la delusione della finale persa lo scorso anno, chi oggi ha la governance del club ci tiene evidentemente a dimostrare che questo non è un anno da sottovalutare. Quindi tutto questo per dire che ci troveremo di fronte a una squadra forte, una squadra motivata, è una squadra che vedo dai recenti risultati non perde mai. Dunque le squadre che non perdono mai evidentemente sono forti. E il segnale importante è che non è usuale reagire in un momento di difficoltà dando appunto inserendo un giocatore. Questa reattività che secondo me abbiamo mostrato nel cercare di concludere un'operazione molto importante è un segnale che determina anche secondo me un cambio di passo, no? A livello proprio di approccio alla risoluzione di certe problematiche. Avevamo bisogno di inserire un giocatore perché eravamo realmente in difficoltà e le caratteristiche di Gabriele secondo me rispecchiano quello di cui avevamo bisogno, un giocatore che rispecchia anche le caratteristiche di come questa squadra è stata costruita. Noi abbiamo costruito questo gruppo all'insegna di una caratteristica che è quella della interscambiabilità nei ruoli. Avete già avuto modo di apprezzare come tanti giocatori vanno a ricoprire diversi spot nel campo. Gabriele, da questo punto di vista, incarna perfettamente questo tipo di caratteristica e ci darà sicuramente una grossa mano. Poi è un ragazzo che ha una grande scuola di pallacanestro, quindi una formazione fatta alla Virtus Bologna con grandi allenatori e anche grande esperienza nello stare in grandi gruppi, quindi è abituato a stare in gruppi dove le personalità, ecco, non difettano. Quindi ritengo che il suo inserimento sia corretto, giusto, perché non andrà a modificare gerarchie, personalità, è un ragazzo molto intelligente, molto esperto, dunque lo vedrete essere un protagonista in attacco, dove lo vedrete ricoprire differenti ruoli, sia nel posto 1 che nel posto 2, ma perché no, anche nel posto 3, un ragazzo che ha conoscenza, qualità, caratteristiche, ha fisicità per ricoprire tutti e tre questi ruoli. Lo vedrete avere importanza sotto l'aspetto difensivo, lo vedrete darci una mano anche al rimbalzo, lo vedrete essere un ragazzo che a tutti gli effetti questo campionato lo conosce molto. Dunque in una stagione post-Covid avere la fortuna di stare in un club che reagisce così rapidamente, quindi anche economicamente, è evidente che fa uno sforzo, ne sono chiaramente molto, molto grato. E questo ci deve consentire di moltiplicare le forze, perché appunto è un segnale, sentivo prima il nostro GM Casalvieri appunto che citava questo punto, e è un segnale molto forte, ma un segnale molto forte che deve partire innanzitutto dal di dentro, da noi, no? Dal gruppo squadra, dal gruppo staff, all'interno proprio del club. Questo è un segnale molto molto forte. E questo dovremmo essere poi capaci di trasferirlo anche all'esterno, perché poi, come dico sempre, i successi arrivano quando c'è unità di intenti. In questo momento c'è grande unità di intenti da parte chiaramente nel club, con noi, gruppo squadra. Ci deve essere grande unità di intenti anche con l'ambiente che ci circonda. È chiaro che perdere non fa piacere a nessuno e non fa bene a nessuno, però è proprio in queste circostanze che bisogna mostrare questa capacità di rimanere uniti e di individuare quelli che sono gli avversari, che poi sono le squadre e le società contro le quali ci si confronta ogni domenica.